Azione, azione, azione. Ma che dobbiamo fare oggi? Coniglio all'Arnese. L'Arnese, grande, grande vino, guarda, veramente. Ma questo è il coniglio grigio proprio di Carmagnola, sì, sì. Sai Carmagnola? Carmagnola, ci sono i peperoni, sono fantastici i peperoni da Carmagnola. Però il coniglio grigio veramente è una razza autoctona, straordinaria. Allora, il coniglio all'Arnese, tipico piatto delle Langhe. Vai, andiamo avanti. Iniziamo col coniglio? Col coniglio, sì. Allora, olio extravergine d'oliva, lo mettiamo nella casseruola, mettiamo giù i nostri pezzi. Vai, mettiamo il coniglio a pezzettini. Aspetta, fallo, cioè, già lo giri, ma non è possibile. Dai. Andiamo subito avanti al cielo. Lo facciamo andare il trito di sedano, carote e cipolle. Lo mettiamo dopo perché si potrebbe bruciare. E gli diamo questa saldatura alla carne. Il carré, vedete, eccolo qui, l'abbiamo preparato, legato, l'abbiamo lardellato con un po' di salvia. Perché? Perché non ha bisogno di questa grande cottura, perché noi lo mettiamo a marinare, gli diamo la pulizia dovuta al coniglio e non sentiamo, ma sentiamo il piacere e anche la presentazione sul piatto. Deve essere veramente molto croccante, ecco, però che manca la saldatura, vedi? Sì, manca la saldatura. Più croccante, dorato, molto dorato perché? Perché ha questa sensazione di proprio... croccante esternamente, in fondo la casserola fa questo si può attaccare, per esempio c'è gente che scola l'eccesso di grasso e poi mette l'olio fresco, ecco, allora mettiamo il trito, vai, bagna, gira, bagniamo con del vino Arnese. Ecco, in questo caso noi abbiamo fatto un piccolo sbaglio. Perché? Perché dovevamo togliere il grasso, mettere l'olio pulito e dare questo aroma un po' più particolare. Noi lo dobbiamo, è vero, prende questo profumo, il coniglio di tutto il trito, il bouquet garni e uno spicchio di aglio, che dava questa sensazione piacevole e poi avremmo bagnato. Un po' di brodo. Il passaggio non l'abbiamo fatto, però dovete stare molto attenti a casa. Ecco, un po' di brodo, lasciamo cucinare per un'ora sicuro, sì, però sì. L'abbiamo già preparato. Via, togli questo, prendiamo l'altra, ecco qua. Bene, ecco qua. Vai. Prendiamo, ecco, guardate, io metto un po' di rape rosse dentro alla salsa. Prendo, eccolo qua, vado a scoltare bene. Io prendo un po' di chicchi d'uva, mi dai il coltellino, sì. Li vado a tagliare dentro. Ti condisco il carré con sale e pepe. Appena una scottatura, sì. Una scottata, perché in modo che noi il carré lo abbiamo veramente, ecco, mettiamo i chicchi d'uva. Mi prendo il piatto. Poi? Il piatto, ecco. Non dimentichi la gelatina, eh? No, la gelatina l'abbiamo fatta con l'Arnese, con e un po' brodo. Di sale e il brodo e un po' di fondo di cottura, eccola qui, la gelatina di Arnese che gli dà profumo. Prendo qua io questo, prendo un po' di intingolo della salsa, eccola qui. È pronta? Io prendo un po' delle nostre cose che abbiamo messo, l'uva, la rapa rossa. Attenzione, non fammi. Vieni qua, dammi qua. Grazie. Rosa, accendo. Sì, rosa. Scotta, eh? Andiamo a mettere le nostre, il piccolo carré. Pezzi passano questi, tolgo via questi. Vedi? C'è il profumo della salvia. E mettiamo, ecco, dammi qua. Ma la salsa però è pronta? È tolta lei, eh? È tolta lei stavolta. Però guarda che gran profumo, eh? Ha preso il colore della rapa rossa, che è straordinaria. Ecco, la gelatina la mettiamo qui vicino. Io vado a prendere un po' di salvia. Beh. Magari presentiamo un piatto diverso, mettiamo un goccettino di olio. Sì. Un goccettino di olio. Discreto, no? Ecco. Discreto, che dici? Dammi il campanello.
Dov'è questo piatto? Coniglio all'arnese. Coniglio grigio. Corino, di Carmagnola. Razza eccellente come la sua terra. Grande. Coniglio all'Arneis. Mondare le verdure e tritarle insieme alle erbe aromatiche. Far scaldare l'olio extravergine d'oliva, l'aglio in camicia schiacciato e il trito. Quando il tutto avrà preso colore, aggiungere i pezzi di carne e farli rosolare. Scartare l'aglio, bagnare con il vino bianco e far cuocere per circa tre quarti d'ora. Cuocere a parte il carré lardellato per una ventina di minuti. Il tocco di Vissani? Preparare una salsa con il fondo di cottura frullato, uva bianca e cubetti di rapa rossa e farla addensare sul fuoco. Tagliare a fette il carré, posizionare nel centro del piatto, guarnire con la salsa e cubetti di gelatina preparata con brodo, fondo di cottura e arneis. Senti, che facciamo? La famosa cucina Langarola, la cucina ripiena, un piatto di recupero. Dai, su. Parliamo delle cipolle ripiene, questa cucina di recupero, perché era come ripieno dei blin. Famosi agnellotti del il pizzicotto, perché ecco, noi loro praticamente tutto quello che avanzava dall'anatra all'arrosto di manzo era una cosa un po' da recupero, la mettevano in questa cipolla soccotta sotto la cenere, la riempivano, la mettevano al forno e praticamente era un gran piatto per il pasto. Però attenzione, chi mangia la cipolla a mezzogiorno deve fare il riposino perché si addormenta. Che ha messo qui? Le carne tritate. Poi ci mettiamo, era il ripieno praticamente che loro... Parmigiano. È chiaro che è proprio stracotto, perché veramente era tutta una cosa... Uovo. Sì. Uovo. E noi invece lo mettiamo a crudo. Poi che ci mettiamo? Prezzemolo. Un po' di prezzemolo. Poi? Vai. Un po' di pan grattato. Noi la cipolla l'abbiamo già messa sotto la cenere. Non fate come le solite stupidaggini che fate voi nella carta stagnola. Quando si parla di cipolla sotto la cenere, va messa proprio... nella carta, proprio sotto la cenere calda. Allora. Questo è il ripieno. Mettiamo un po' di burro. Pure per il ripieno. Sì. Vai. Scusa, no, lo devi. Cioè, deve essere proprio omogeneo, vedi? Allora, noi abbiamo messo un uovo. Intanto, allora. Devi girare qui. Giro dai, no, giro. Dai, prepara questa puntura. Hai messo il bravo. Fermo. Oh, rosso d'uovo. Un pezzettino di burro. Forza. La fonduta si prepara. Ecco, un pezzettino di burro. Il bra è stato a bagno una notte, ecco, un rosso d'uovo, io giro perché deve incorporare, deve essere tutto l'impasto omogeneo, però a questo punto, vai, mettiamo un goccettino di olio, vedo, sì, allora ripeto, carne di maiale, carne... di vitella, no, scusa, carne di manzo, carne di vitella, parmigiano, prezzemolo, ho messo un goccettino di olio, un pezzettino di burro, parmigiano e delle volte, se per caso vediamo l'impasto che è troppo liquido, mettiamo un po' di lasciamo fondere il formaggio, pan grattato. Sta lavorando. Sì. Allora, mi dai la cipolla, eccola qui, dai, sfaldiamo. La cipolla? Beh, pronto. Prendi la cipolla. Prepariamo un piattino. Guarda. Albese, guarda. Langarolo, proprio. Queste dei ranghe. Chissà se mangiavano o raccoglievano, perché prima i filari erano fatti barbaresco, poi c'era un melo, capito? È sempre così. Ora la mettiamo dentro quello, il reveal. Zitta, vai, zitta. Allora, ci possiamo mettere anche una stecca di vaniglia. Metto giù, eh? Sì, vai. Ecco, il ripieno è omogeneo, sentiamo... sale e pepe. Sale. Vai. Concentrato lo mettiamo nella fonduta, un po' di concentrato di pomodoro? No. Ok. Allora. Via. Dai, c'è il limone? Sì. Dammi la stecca vaniglia, c'è pure? Ecco qui, prendi la grattugia, corri, rapido. Allora, ecco, io vado a tagliare la stecca di vaniglia. Poi adesso va pure di moda questi profumi, la vaniglia, non sai se mangi in dolce o da un bacio alla donna. Che è sto rumore? Ah, la fonduta! Il nostro amico sta suonando! Fatta la fonduta? In 30 secondi è pronto. Dai, riempila qui. Vai. La mettiamo in forno per quanto tempo? Questo è un quarto d'ora è pronto. Un quarto d'ora. Metti il pan grattato, possiamo dare un fiocchettino di burro e andiamo a preparare il piatto. Thank you.
tira fuori il ripieno. Sì, dai. Dai, tira fuori. Questo non mi piace, lo prendiamo dopo. Prendiamo questo, vai. Pronti, vai. La fonduta di Brat che abbiamo messo a bagno un giorno prima nel latte, eccolo qua, nel latte, abbiamo poi messo, quando la mettiamo a bagnomaria, la possiamo fare anche a bagnomaria. Fonduta morbida, va bene? Sì, vai, vai. Ecco, vai, ecco. Scusa, metti questa. Concentrato dove? Concentrato, ecco, la cipolla al centro del piatto. Mettimi il concentrato così, concentrato di pomodoro. Più piccolo, vai, più piccoli, oh, concentrato. Poi prendiamo il nostro riso soffiato che l'abbiamo preparato. Olio? Sì, mettici un goccettino di olio, prendiamo il campanello e mettiamo il tappino, fermo il tappino, vai, il tappino. Origano, ecco qua la cipolla ripiena di vitella manzo con la fonduta, riso soffiato e concentrato di Brat. Cipolle ripiene. La sera precedente mettere a marinare il formaggio a dadini nel latte e il rosso d'uovo. Sbucciare le cipolle e cuocerle. Tagliarle un po' più su della metà e svuotarle parzialmente. Preparare il ripieno mescolando le carni crude, la vaniglia, la scorza di limone grattugiata, il prezzemolo, le uova e un po' di polpa di cipolla. Farcire con il composto le cipolle e metterle al grill per pochi minuti. Il tocco di Vissani? Preparare una fonduta con il latte e il Brat e metterne qualche cucchiaiata sul fondo del piatto. Appoggiare al centro una cipolla, guarnire con concentrato di pomodoro, riso soffiato e origano fresco. Jenny, come ti chiami? Jenny? Gennaro. Andiamo a preparare la bagnette verde, la bagnette. Lo sai? La salsa verde. Negli anni 60 era un modo di... fare la salsa verde. C'è stata una contraffazione totale di questo piatto. Basta! Sto parlando, una contraffazione negli anni 60 vergognosa, e ancora tutt'oggi non la sanno fare. La salsa verde, la base principale, è il pane bagnato, appunto si chiama bagnette. Però Gennaro, vedi, sta a far pezzetto. No, perché io volevo una mano, ma... Ma quale mano? Chi è là per piacere? Gira. Allora, io prendo il pane. Gennaro sta preparando... Ecco, prendiamo il nostro pane così e lo andiamo a bagnare con un po' di acqua e aceto. Scusa, mi dai qua, per cortesia? Sì. Grazie. Grazie, l'acqua e aceto. Mettiamo, ecco. Questo è il nostro... Dai, l'aceto sta, l'aceto. Ma tu veramente nascondi sempre le bottiglie, dai, vai. Allora, questo, l'aceto che è questo qui di Barolo? Di Vinsanto? Sì, questo che è Cesare Giacone? Cesare, mito. Allora, un po' di aceto in modo per si possa allungare, dare una sensazione. Andiamo, ecco, a bagnare. Pronto? Ecco, vai, metti prezzemolo, pane, vai, capperi. Cetriolini. Cedriolini, vai. Mezzo spicchio d'aglio. Capra messo? Sì. Mezzo spicchio d'aglio, vai. E acciughe sott'olio. Vai. Dove sono? Eccole qua, vai. Vai le acciughe. Intanto io preparo. Abbiamo preparato, mentre che... Gennaro, dai però. Ecco, mentre noi abbiamo lasciato la bagna di acqua e aceto, abbiamo messo il pane qui da parte, la crosta del pane, andiamo a preparare, perché vorremmo... Ecco, dai, rapido con questo piatto, sì. Su. Noi prendiamo delle fettine di pane, abbiamo preso del branzino o spigola, questi sono cubi di branzino, eccoli qua. Vai. C'è un po' d'acqua per usare l'emulsione. Sì, ma la salsa verde deve essere liscia, metti un po' d'acqua. Vai. Questo togliamo. Oh, ecco fatto. Allora, noi prendiamo una ciotola. Noi abbiamo preparato, eccola qui, guardate, una ciotola, mettiamo qui, abbiamo preparato la salsa verde, ripeto, abbiamo messo del pane bagnato in acqua e aceto di Vinsanto, l'abbiamo fatta frullare aggiungendo dell'acqua in modo che si possa emulsionare bene e avere un... Dai, me la prendi su per piacere, grazie. Allora. Fammi un po' vedere com'è a fine. Dai, fammi un po' vedere. Vieni qua, metti qua.
ecco la salsa verde, vieni qua, ecco l'abbiamo passata ancora. Noi mettiamo in immersione i tre branzini, siccome abbiamo dei problemi, cioè eccessiva che possiamo preparare certe cose, ecco, la mettiamo qui in una piccola ciotolina, mi dai un cucchiaio, sì. Fammi delle fettine precise e andiamo a mettere la salsa verde e lasciamo per 3-4 ore proprio così a bagno, in modo che prende tutti quanti i profumi, il branzino, e noi lo lasciamo lì per 2-3 ore quando arrivano i nostri commensali. Lui sta preparando tutte queste fettine perché andiamo a comporre il piatto. Quale piatto prendiamo? Questo. Vero? Sì. Dimmi che andiamo a preparare. Allora, questa è diciamo una millefoglie di pane. Ecco, mi serve un passino. L'acquaceto che c'è a fondo. L'acquaceto. Grazie, dammela bene. Dove l'ha messa? Stava lì. Eccola. Sì. Allora, dai, prendilo. Vai. Bastano quelli, sì? Sì. Passino. Vai. Sì. Ecco. Le volevo un po' più fine. Dai, pela le patate, su. Vedi, mo? Vedi? Scusa, eh. Lei improvvisa, però. No, che improvvisa? Qua. Ecco fatto, qui mettiamo il branzino che abbiamo messo a marinare. La patata, il branzino. Patata, branzino, adesso mi dai e l'altro pane? Eccola, c'è uno. Sì, ma ecco, acqua e aceto, così. Eccola qui, vedi? Acqua e aceto, vai, metti l'acciughina. Sì. L'acciuga, il cappero. Il cappero, eccolo qua, il cappero. Vai, il cappero. E il rosso d'uovo. Vai, ecco. C'è manca tutto, sì? Cappero, sì. Semplice, eh? Che manca? Che manca? Un po' di salsa verde la mettiamo? Ah, beh, sì. Sono molto saporiti. Scusa, ma tutto il prezzemolo che tu hai tagliato dove l'hai messo? Pure tutto il prezzemolo per la salsa verde. Ma dai, non ci credo. Eccolo qua, dammi il campanello. Salsa verde. Lavare e asciugare il prezzemolo, raschiare le acciughe, sciacquarle e asciugarle. Ricavare dal panino una quantità di mollica delle dimensioni di un uovo e bagnarla con l'aceto. Frullare il prezzemolo, i capperi, la mollica ben strizzata e i filetti di acciuga. Aggiungere l'olio e frullare ancora. Il tocco di Vissani? Una millefoglie di pane inumidito con acqua e aceto di vinsanto, cubi di branzino marinati nella salsa verde guarniti con acciughe, fiori di cappero e uno sformatino di patate schiacciate e prezzemolo. Che dobbiamo fare oggi? Tartra ai porri. Ma che tartra? Sciarchitra? Che è tartra? Che è? È una torta di porri. Ma dai, non esiste questo nome, non esiste. Come no? Ah, con i porri. Con i porri. Ah, questi sono i famosi porri di Cervere. Ah, dobbiamo pulire i porri? La foglia del porro, sì, il porro è un grande piatto, è un grande piatto. Pensa, l'abbiamo un po' abbandonato. Scusa, allora, la torta, vero? Una torta, però che noi andiamo a modificare, vero? Allora, procedimento più o meno è lo stesso. Procedimento è lo stesso. Mettiamo in una casseruola, che ha messo? Filo d'olio, aglio e l'olio. Ecco. Vai. Pronto? Pronti, sì. Vai, ecco sì, qua. Siamo sciacquata. Sì, sciacquata, bene. Sì, dico, sì, scusami, sì. Mi raccomando, non fa come il solito tuo, eh. Dai, allora. Una sciacquata. Allora. Il porro l'abbiamo preso. Siamo lavati. Poi ci ha messo? Un filo d'olio. Un e filo l'aglio. D'olio e l'aglio. No, io ci voglio mettere pure un po' di burro, guarda. Vai. Burro, facciamo andare, ecco, stufare, giù, porro. Beh. Una volta stracotto, andiamo ad ottenere una purea. Allora, fammi vedere. Allora, metto olio. Vai. Allora, se magari vediamo che ci si sta attaccando, possiamo mettere del brodo, vero? Sì. Scusa, ecco. Abbiamo cambiato, Vai, burro. Porro, foglia di lauro, via. Lo stesso fondo, ecco, vai. Questo va bene. Allora, vai. Ma l'oro è là, io non si dimentichi. Sì, sì, vai, vieni qua. Ci penso io a fare la salsa. Il fondo brucia, Sì, sì, vai. Allora, la salsa che abbiamo detto, la crema di latte. Crema di latte.
Noi programmiamo, ecco, abbiamo... il rosso robot da cucina. Allora io ho fatto andare olio, un po' di burro, uno spicchio di aglio in camicia, una foglia di lauro, un po' di porro per fare la salsa e metto, ecco qui, la crema di latte. Appena che alza il bollore la dobbiamo correggere di sale e pepe. Aggiungo un po' di crema di latte. Prendo un piccolo passino che non trovo, come solito. No, no, c'è, c'è. Ah, sì, l'ho visto, l'ho visto. Eccola. Forse qui, lo faccia, l'ho fatta restringere, eccola qui. Allora, sì. Aspetta un momentino che vado io, sì, con la mia salsa, ecco, la sto filtrando, guardate, vai, pronti, io sono pronto, ecco, sì, la salsina, sì. Allora, lo stampo dov'è? Allora, gli stampi sono qua. Qua. Allora, due, imburrati. Imburrati e imparando un, sì, po' grattato. Prendiamo un piccolo stampo, sì, qui, lo sto imburrando, metto del pan grattato, però il pan grattato possiamo usare in casa anche il pan brioche se abbiamo dimenticato del pane in cassetta. Eccolo qua, vedete? Qui. Prendiamo della rapa, di, rapa rossa, la facciamo a fettine finissime, guardate. E la mettiamo in fondo allo stampo che abbiamo imburrato, vedete? La mia lavorazione è... così, che prende il profumo. Questa è la purea di porro, scusi signor Missani. La purea di porro. Allora, in fondo la casseruola, eccola qui. Dov'è? Poi andiamo a incorporare. Allora, gli albumi sono qua. Sì, montati a neve? Sì, vai. Semimontati. Semimontati. Qua, batto io. La salsa è pronta questa? Dai, eccolo qua, semimontati. Gatto, va bene questo? Semi montati, sì, va bene. Sì. Vai, prendi lo stampo. Sì. Eccolo qua. Lo andiamo a mettere sullo stampo. Eccolo qui, vedete? Eccolo. Pronto? Pronti, via. Uno, pronto. Vai, ecco. Secondo no? No. Botta secca. Via. E inforniamo a 220 secca, gradi, sì, 3 minuti. Vai, vai, vai. Pronti. Oh, beh, ah, oh, meno male, ma che te ci è voluto? Ma non è possibile, ma veramente, dai. Ci siamo riusciti. Scusa, dai. Insalatina di rapa. Aspetta, aspetta, che fai? Dove stai? Allora, metti qua, metto un po' la foglia di basilico. Adesso dopo... mettiamo qui. Aspetta, ma, oh, lo rompi. Guarda, così, mandarini cinesi, guarda, così. Questo che cos'è? Un dressing? Dressing, olio d'oliva? E senape. Olio d'oliva e senape. Bene. Girodoro lo vuole, eh? O... sì, aspetta, ma la salsina, la salsina nostra, eccola qui. Guarda, scusa, eh. Pronta? Sì. Vai, goccettino d'olio, olio, vai, metti qua. 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 Tutto ha messo, eh. Scusa, eh. Manca il tocco. Manca il tocco. Che cos'è questo? E questa è la salsa di mirtilli. Ecco, vedi. Forse... cioè, com'è? Com'è? Già meglio. È già meglio, no? Vero? Tartrà ai porri. Mondare i porri e affettarli finemente. In una casseruola far scaldare l'olio e il burro e soffriggerli. Lasciare intiepidire, quindi mescolare con la crema di latte, le uova e il parmigiano. Aggiustare di sale e di pepe. Imburrare degli stampini monodose, spolverarli di pan grattato, disporre sul fondo delle fettine di rape rosse, versare la crema e cuocere in forno a 140 gradi per 20 minuti. Il tocco di Visciani? Mettere il flan in un piatto, guarnirlo con una salsa di crema di latte screziata ai mirtilli e un'insalatina di rape rosse e mandarini cinesi con dressing alla senape e menta. Vai, metti giù. Non tanto, eh. Non tanto, eh. Vai, 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 vai.